molto popolare, è vero che ti tiri il popolo e vive in casa da 500 metri allora, quadri. C'è un'altra cosa che circola su internet. C'è un'altra cosa che circola, il racconto di un poliziotto. Non so quanto veritiero, però ve lo propongo lo stesso, ragazzi. Prendetelo con le molle, perché questo si dichiara un poliziotto. Dicono oggi il giornale, pure il giornale.it ha rilanciato questa cosa. L'audio shock di un poliziotto. L'audio shock. Arrestiamo i ladri. Arrestiamo i ladri. Ma alla fine vengono liberati. Arrestiamo i criminali, ma alla fine che cazzo ci stiamo a fare sulla strada? Viene presentato da tutti come un audio originale, reale. Non lo so, vi dico subito, non cominciate a rompere i coglioni subito, eh. Sentiamo. Ragazzi del gruppo, buongiorno a tutti. Vi voglio solo notiziare, perché queste sono cose da ridere. Da ridere, perché dico, ma noi che cazzo stiamo a fare ancora a mezzo alla strada? Un arresto aggravato per furti in abitazione, recuperato oltre 60.000 euro di preziosi, riconosciuto pure da uno di questi due. Volete sapere la sentenza di oggi? Tribunale di Tivoli, eh? Non gli ha dato nessuna misura, né arresti domiciliari, né neanche l'obbligo di firma. Zero, zero, zero. Allora io mi chiedo, ma che cazzo stiamo a fare noi in mezzo alla strada? A correre, a ammazzarti al freddo, rischi la pellaccia, scrivi una montagna di carte, verbale d'arresto, lo devi fotosegnalare, avvisa l'avvocato, avvisa il giudice, ma alla fine ma che cazzo stiamo a fare? Boh, io non lo so. Non lo so, non riesco più a capire. Boh, se era Roma forse qualche misura gliela davano, non lo so. Tivoli è un altro mondo? Non lo so. La legge è uguale per tutti? No, non è per tutti, non è uguale per tutta la legge. Ciao ragazzi. Secondo diversi siti la cosa sarebbe confermata, cioè il riferimento del poliziotto va a un fatto accaduto alcuni giorni fa in una cittadina del Lazio, dove due ladri vengono presi dopo che hanno rubato in un appartamento, e poi quello che avete sentito. E l'audio era dentro una chat dove questo tizio si sfoga con dei colleghi. L'inizio, diciamo, non sembrava proprio verosimile, però dopo, insomma, la storia è diventata abbastanza sincera. Ma è la realtà, è la realtà del fatto che l'Italia è fatta così, ragazzi. Oggi vi abbiamo spiegato tre casi, questo qua adesso che avete sentito, un altro caso a Torino dove uno addirittura gli hanno restituito i soldi, e l'altro quello di un ex poliziotto che si vede uscire il proprio carnefice sulla sedia a rotelle, che 23 anni fa gli ha sparato e adesso dopo esce da carcere. 23 anni di galera. 23 certo. anni di galera, e quello è sulla sedia a rotelle, un ex poliziotto. Ma non è ripagabile a quell'ex poliziotto, nulla potrà risarcire il danno terribile che ha avuto. Però almeno vedere quello in galera, non vederselo uscire dopo 23 anni. Lo ha visto per 23 anni.